Manovra sull'esterno con Alessandro Bianchi. Tentativo di triangolazione, ancora Summer per Sosa. Attenzione a Sosa. Per Schillaci, Sosa, rete! L'Inter in vantaggio con una triangolazione. Sosa, Schillaci, un'azione ben manovrata e conclusa con il gol dell'uruguaiano Rubens Sosa. Questa è una bellissima azione, c'è stato lo scambio finale tra Rubens Sosa e Schillaci, perfetto. E poi Sosa è stato bravo perché, eccolo qua, Summer che fa questo perfetto lancio per Sosa. Sosa che si appoggia appunto a Schillaci che dà questa grande palla lì indietro e di esterno sinistro Sosa fa un grandissimo gol. Ma quando si dice l'intesa fra due attaccanti, no? Questo è un capolavoro. Schillaci tutto di intesa. Che ha portato il gol di Sosa. Rubens Sosa per Bianchi. Il cross al centro. Schillaci, Summer! E il raddoppio dell'Inter, incredibile, a tempo scaduto il raddoppio dell'Inter firmato da Summer. Inter 2 Juventus 0, responsabilità nell'occasione di Angelo Peruzzi. Sì, non era una palla imprendibile, però anche qua secondo me è stato molto bravo Schillaci perché su questo lancio ha fatto ancora da appoggio per l'inserimento di Summer da dietro e ha concluso. Vedi, Bianchi lancia, Schillaci che mette questa grandissima palla all'indietro di petto, eccolo qua, sì, Angelo però Peruzzi, sì, non era irresistibile il tiro di Summer, però bella la preparazione perché Schillaci di petto la mette lì a Summer che conclude al volo. Quanto la Juve deve cercare di accorciare le distanze per poter riaprire la gara. Ma l'Inter ha veramente il controllo della metà campo. Il lancio è per Shalimov, attenzione Shalimov, e vai a concludere per il terzo gol, irridendo addirittura Carrera, grande gol di Shalimov che è stato in ombra per la prima parte dell'incontro, però poi quando ci regala queste gemme impreziosisce una prestazione di livello. Aspetta l'inserimento di Shalimov senza palla, finta di calciare di destro, chiusura, va a voto Carrera, esatto, chiusura e grande gol di sinistra. È nel manuale del calcio questo. Vedi, bravo anche Alessandro Bianchi, chiude e sul primo palo. Decisamente una partita da dimenticare per Giovanni Trabattoni, questo suo ritorno a San Siro. Amarissimo. È una punizione severa per la Juventus. È molto presto, Evaristo, però siamo sul 3-0.